Il minuto 79 di Teramo Ancona è destinato a cambiare per sempre la vita calcistica di Alessandro Fratangelo e chissà anche di un diavolo che, quando ormai sembra inghiottito per l'ennesima volta nella spirale delle sue paure, risorge come quasi mai aveva fatto vedere in questo inizio di torneo. La gara con i dorici di Brini è un'altalena di emozioni e brividi, col Teramo che deve vincere e lo sa, tant'è vero che parte talmente forte da lasciare di stucco gli ospiti e gli spettatori sugli spalti. Il 4-3-3 disegnato da Nofri consegna i primi frutti al settimo, dal piazzato di Peterman che diventa l'assist per il tapin vincente di Ilari, che porta avanti i suoi sfruttando le amnesie della retroguardia marchigiana. Il Teramo spinge come più non si potrebbe, Petrella è una furia e l'assist per Sansovini quasi regala un 2-0, rimandato solo di 3 giri di lancette. Sì, perché all'11esimo i biancorossi calano il bis, Petrella si vede respinta alla conclusione da Scuffia, ma l'azione prosegue e Di Paolo Antonio trova l'inserimento di Boulevardi, tocco dolce e palla in fondo al sacco. Sembra finita, ma con il Teramo di quest'anno mai dire mai. I ritmi calano e l'Ancona piano piano costruisce la clamorosa rimonta. Intanto Boulevardi si fa male dentro a Steffè e qualcosa in intensità viene a mancare. Ma ci vuole anche un pizzico di fortuna, come quella che ha De Silvestro al 41esimo dopo il piazzato di Bariti deviato dalla barriera. La traiettoria diventa un assist per l'ex Virtus Lanciano che fulmina Rossi e fa 2-1. Prima dell'intervallo proteste teramane per la rete annullata Ilari sul suggerimento proprio di Steffè dalla sinistra. All'intervallo il diavolo ha solo un gol di vantaggio, rimontato anche questo, quando minuto 54 Bariti crossa da sinistra e la difesa di casa si dimentica di marcare De Silvestro. Tocco sotto misura per il 2-2 e doppietta personale. Il Teramo rivede i fantasmi settimanali, inizia a sbandare paurosamente, Brini se ne accorge e inserisce Samb, che manca di poco, il bersaglio grosso col sinistro. Manofri ha ancora una carta da giocare. Alessandro Fratangelo, che al 79esimo si carica la squadra sulle spalle, la conduce insieme al pallone limite dell'area di rigore e la libera da tutte le paure scaricando in rete il destro che vale una vittoria vitale per i biancorossi che superano proprio l'Ancona in classifica e tirano un sospiro di sollievo grosso così per aver evitato l'ennesimo passo falso interno. Non sarà una svolta per il diavolo, ma che da oggi i biancorossi possano contare su un nuovo attaccante fatto in casa è già una gran buona notizia.